Más o menos puntuales, ¿no? Son las 11, un minuto y 12, un minuto en Argentina. Si quiere, esperamos unos 5 minutos más para que se puedan conectar más personas y después iniciamos. No sé, Daniel, si ¿sí estás de acuerdo. Sí, estoy. Ricardo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Siempre está bien empezar unos minutitos después. Sí. No, pero ahí, y le pregunto a Ricardo, ¿cómo se llamaba el periodista ese? Prezzolini che sia eh, quanto ma può un prato di pasta che un verso di Dante, era lui, no? La frase eh, che tu empieza sempre nell'articolo sulla cucina italiana, sulla cucina italiana, la, la, può molto di più un piatto di spaghetti che un verso di Dante, era qualcosa del genere. Tu mi senti, Riccardo? No, accendi il microfono. Dicevo che cos'è la gloria di Dante a prezzo un piatto di spaghetti? Si domandava eh, ironicamente, sì. prezzolini. No, no, perché noi in questi giorni abbiamo fatto vari webinar con masterclass di cucina, allora quando si parla di cucina la gente viene a... Così, eh, un sacco di gente lo quando si riflette su cosa vuol dire l'italianità attraverso la cucina, alla gente interessa meno. No? Facevo il paragone con il testo, Prezzolini si chiamava, no? Si chiama? Sì, sì si chiamava. Si... Sì. Sì, sì. si chiamava, sì. sì. Lui che, che diceva che l'Italia si, si dividono in furbi e fessi, Siccome lui era un fesso, decise di andarsene dall'Italia e andò in Svizzera. Uh -huh. Non so se poi fosse veramente un furbo. Sì, sì. Per lo meno pagava meno tasse. No? Sì, ma esatto, sicuramente. A Lugano sì, andò. Sì, in Lugano sì la città più noiosa del mondo, no? Eh, questo. <ride> sì. questo. credo di sì. Sì. E per fortuna è a 20 minuti da Milano, quindi Eh. È vicino, no? Sì. <coughs> Él es profesor de sociología de los procesos culturales. Eh, enseñó en. Eh, actualmente, profesor en la Universidad de Verona y, ha sido, eh, y es profesor de la Universidad de Mar de la Plata, eh, en la Cátedra Itálica, de la cual ha sido cofundador junto con eh, el profesor Antonucci, Alberto Becchi todo un grupo de personas, eh, tanto en eh, Fabio Porta, eh, en alguna forma yo también, etcétera, que es la primera cátedra que estudia el fenómeno de la italicidad, o sea, no, no de la italianidad, sino la visión que tienen los italianos en el mundo de su ser eh, italo-descendiente. Pero eso después será el restaurante Nucci que nos hablará de eso. E, el, Ricardo Giomelli... È anche un profesor di Allà, fa parte di un'organizzazione organizzazione che si chiama La Scola italica che ha sido fondata dal profesor Bassetti e che è una scuola di alto livello per formare dirigenti che puedano operare fuori d'Italia, Italia, o sea, per creare dirigenti itálicos. Tiene vari libri pubblicati, il que ha sido bastante polémico, sobre el post-Made in Italy, que quiere decir hoy en día hablar del, del Made in Italy en un mundo que está cambiando. Y eh, nos pareció muy importante poder hacer una conferencia sobre la visión de, de lo que es eh, la gastronomía italiana, pero vista desde lo itálico. Ayer, ah bueno, por cierto, quería agradecer a Alberto Becchi, a Mariano Palazzo, alla consulta dell'Emilia Romagna in eh, Mar del Plata, a chi in la possibilità che non si chiedono di ligarnosi con la eh, conferenza che dierono desde la Casa Artusi. Realmente è stato molto interessante. Eh, fu un contatto che fu così, è alla he la carriera, però lo logrammo entrare noi no? Entonces, eh, bueno, ahorita creo, quiero cederle la palabra a Daniel, que nos hable un poquito o sea, de cuál es el proyecto de la, de la Universidad del Mar del Plata, de la Cátedra Itálica, y eh, cómo podemos hacer, porque esto, fíjate, estos es esto es son webinarios que organizan, por un lado, el Ministerio eh, de Exteriores y el MAECI en Italia. Ellos mandan una cantidad de materiales, etc. Toda la Cámara de Comercio en el mundo tiene que participar con actividad propia. Entonces, vamos a ver cómo podemos en un futuro incluso ligar la Cátedra Itálica con este tipo de eventos, tanto de la Cámara de Comercio como del MAEGI. Entonces, cedo la palabra al doctor Antonucci. Muchas gracias. Bueno, muchas, bueno, buenos días, buenas tardes, dependen en, en la región en que se encuentren, a todas, a todos. No sé, supongo que este, estará bien hablar en español. En este caso, este, la cátedra Comunidad Itálica, creada en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es la primera cátedra en el mundo, de estas características, que, que en realidad eh, lleva un concepto más allá de Italia hoy en día, en el presente, sino también en el pasado remoto, lo que implica la civilización itálica para Occidente, los cimientos de la, de, que conformaron la civilización itálica para Occidente y su influencia. Y es nuestra voluntad este, que este, esta idea se expanda en las universidades en el mundo para terminar formando una red de cátedras itálicas que permita el intercambio, la conexión entre estructuras itálicas e italianas desde las distintas regiones eh, y, y que potencie la relación entre todos los que somos itálicos en el mundo, teniendo como epicentro también este, a Italia. Así que no me queda más que agradecer eh, a Gabenita, las estructuras eh, y asociaciones itálicas e italianas que conforman y que este, han, han establecido este evento sobre la cocina italiana, pero que es un concepto tan itálico. Eh, che è importante anche in los cimientos della nostra costruzione teorica, non solamente teorica, sino culturale. Allora, in italiano ringrazio per averci invitato a partecipare in questo evento molto importante per tutti gli italiani al mondo. Abbiamo l'opportunità di parlare su piattaforme che arrivano dappertutto. Allora eh, grazie, soltanto quello. perdone una, una un informazione antes di cedere la parola a Riccardo. La domanda, per favore, la pueden scrivere en los diferentes chats: se stan in Instagram, se stanno in Zoom, eccetera. y la que son de la plataforma que manejamos aquí en Venezuela, la, la leeremos nosotros al final y la que si hay pregunta en la plataforma de Daniel, al final Daniel eh, hará la pregunta. Entonces ahorita, por favor Ricardo, cuando quiera, la pantalla es toda tuya. ¿no? Ok, perfecto. ¿Me sentite ¿Puedo? Posso... Posso andare? Innanzitutto, innanzitutto salve, buongiorno a tutti, buonasera uh, a tutti, appunto da, uh, dal, dipendentemente dal luogo dove vi trovate. Ringrazio il Presidente della Camera di Cavenit del Venezuela, Alfredo D'Ambrosio, per l'invito e tutti gli altri enti che hanno uh, contribuito a questa settimana della cucina italiana nel mondo. E che hanno ah anche in qualche modo eh, richiesto la mia partecipazione per questo seminario, eh, che in qualche modo vuole raccontare, come vedremo, il percorso dalla cucina italiana alla cucina italica, eh, avendo un po' come pilastro, come personaggio di riferimento, Pellegrino Artusi. Allora, eh, vado a condividere delle slide in modo che possiate. Seguirmi un pochino meglio. Ecco, se vedete, mi, mi confermate che la visione è chiara? Ecco, se, se non ci sono problemi, vado e vediamo un po'. Allora, innanzitutto ci sono le premesse. Allora, eh, ci tengo a dire che questo è il discorso non di un di uno un studioso di scienze gastronomiche, di eh, alimentazione, ma di un sociologo che cerca di capire alcune trasformazioni nel mondo. E devo dire che raccontare queste trasformazioni attraverso la cucina, i modi. Eh, attraverso i quali costruiamo le pietanze, le abitudini, il consumo alimentare nel mondo a partire da quella che è un'origine, cioè ciò che si è creato nella penisola italiana, è sicuramente affascinante. Affascinante per due motivi, non solo perché veramente la cucina italiana e le sue trasformazioni nel mondo sono una chiave per comprendere quelli che sono le trasformazioni culturali è un po' perché quando si parla comunque di gastronomia o di cucina l'interesse come diceva prima anche eh, il presidente eh, D'Ambrosio eh, diventa un tema molto interessante ora noi non, ripeto, non è, quello, non è la discussione di uno chef, ovviamente, ma di uno che cerca di comprendere queste trasformazioni. Non a caso la trasformazione principale è quella del passaggio dall'italianità all'italicità, che vedremo con attenzione che cosa significa e quali sono le implicazioni proprio sui, sui piatti, sulle ricette. E poi ci sono trasformazioni che qui non possiamo approfondire, ma eh, sono le trasformazioni che, sui quali molti riflettono, c'è cioè la modernità, la postmodernità, la globalizzazione, eh, le nuove mobilità, non solo delle persone che in questo momento, ahimè, sono bloccate a causa del Covid, però ci sono le mobilità che avvengono attraverso, per esempio, la rete, quindi sono... Comunque simboliche si muovono attraverso la rete. Tra parentesi, noi facciamo tutti questi, questi webinar, ci incontriamo da ogni luogo del mondo, e, e anche perché il COVID ha dato un impulso a tutta questa serie di attività. E poi ci sono altre cose eh, studiate come in, da Padurai, cioè le forme di indigenizzazione, cioè prodotti, ehm, idee, pensieri. Che andando in un luogo si modificano e assumono un'identità diversa, come appunto le ricette o i piatti della cucina italiana. A questo dobbiamo aggiungere quello che è stato un fenomeno straordinario. Di cui spesso a volte è stato sottovalutato, soprattutto in Italia, cioè la diaspora degli italiani nel mondo eh, da sempre: prima, prima dell'unità d'Italia in maniera molto elitaria, poi successivamente la grande migrazione di massa. Forse è stata nascosta, anzi, potremmo eliminare anche il forse, è stata un po' nascosta perché sono partiti più di 20 milioni di italiani, cioè metà della popolazione italiana fino a quasi la metà degli anni 50 e questa idea che molti italiani se ne stessero andando doveva in qualche modo essere nascosta soprattutto dalla politica, cioè da chi in qualche modo stava costruendo uno stato nazione, parlo soprattutto nella prima parte fino alla prima guerra mondiale e anche successivamente tra le due guerre, doveva costruire l'identità politica di un paese all'interno di equilibri eh, insomma, internazionali che prevedevano uno Stato forte. Quindi, se molti partivano, insomma, andava un po' in controtendenza a questa volontà di costruire uno Stato forte. Quindi un po' è stata messa. Come, dire, come la polvere sotto il tappeto e questo mondo degli italiani all'estero, fondamentale anche nella cucina italiana e nella sua diffusione, eh, insomma, a volte eh, è stato sottovalutato. E devo dire anche proprio eh, nell'importanza nell in, in tutti gli aspetti culturali della presenza, dei, ad esempio, nel Made in Italy, ma anche, voglio dire, nella crescita economica-culturale nei paesi, nelle forme di integrazione, imprenditori, intellettuali, artisti, eccetera, che però, se non nei grandi nomi, sono stati diciamo, un pochino dimenticati. Allora, eh, però iniziamo a parlare un po', iniziamo a costruire una sorta di narrazione eh, della cucina italiana, eh, attraverso Pellegrino Artusi e lo facciamo attraverso iniziamo con questo video piccolo video lo faccio partire un po più avanti perché bisogna capire innanzitutto eh, eh, lo stretto legame che c'è tra la dimensione culinaria e la costruzione ehm, politica culturale geografica dell'italia nel corso dei secoli in questo video che io lascio partire, che racconta in pochissimi minuti. Ora io qui sono andato un po' avanti, ma vedete lo scorrere del tempo: circa mille anni di storia. E vedete eh, la frazione, il frazionamento eh, della penisola italiana, quello che ovviamente non era ancora l'Italia, ma era un insieme di luoghi. L'Italia, eh, come sappiamo, tutti gli stati-nazioni sono delle costruzioni immaginate, diceva Benedict Anderson, non esistono in natura, esistono, sono costruzioni culturali che emergono dalla conflittualità o dalla cooperazione degli esseri umani. I confini esistono, non sono le Alpi, i confini sono ehm, quelli che costruiscono gli esseri umani. E quello che accade in Italia ci mostra chiaramente questo. Guardate come è frazionata in tanti staterelli. E soprattutto nel nord Italia, Pavia, Firenze, poi sarà il Granducato di, Gran di Toscana, Venezia, Aquilea, eh, lo Stato Pontificio, il Regno di Napoli, poi il Regno delle Due Sicilie, eccetera, eccetera. È un, una continua eh, trasformazione di questi confini. A volte questi confini hanno creato dei collegamenti, hanno creato degli scambi, a volte invece. Eh, ci sono state delle separazioni, eh, separazioni anche geografiche del territorio, come quella degli Appennini o delle Alpi indubbiamente. Eh, però tutto questo ha in qualche modo influito, influito anche sul modo di fare cucina. Perché qual è il senso di tutto? Eh, no, quando pensiamo alla cucina italiana, molti dicono la cucina italiana la migliore nel mondo, la, tra le più diffuse, eh, non c'è posto dove non esistano ristoranti italiani, eccetera, è vero. Eh, ma sembrerà paradossale, ma la cucina italiana è un'invenzione, anche questa è una costruzione sociale, cioè non è che eh, esista in qualche modo una sorta di omogeneità della, della cucina italiana. No, la cucina italiana è un insieme di diversità, è un insieme di eh, cucine locali, al massimo regionali, che in qualche modo, sotto alcune spinte, tra le quali poi quelle proprio di Pellegrino Artusi, diventerà magnificamente e in maniera anche, eh, come dire, ehm, innaturalmente, non naturalmente, una cucina definita appunto italiana. Ora vedete che ci stiamo avvicinando verso piano piano quella che è l'unità d'Italia, ma in questa continua trasformazione no, del, eh, dei confini e piano piano eccoci che arriva l'Italia Unita e eh, in qualche modo arriva anche la cucina italiana. Allora, cerchiamo di capire che cosa significa che... Qual è l'apporto di Pellegrino Artusi? Perché lo dobbiamo innanzitutto collocare, nato nel 1820, il 4 agosto del 1820, lo dobbiamo collo collocare la sua opera, la sua, il suo pensiero all'interno dei processi risorgimentali, cioè quelli di, che hanno portato all'unificazione eh, all d'Italia. Siamo in un periodo, allora partiamo da questo presupposto, no? Quindi dalla cucina locale all'invenzione della cucina italiana. L'invenzione la mettiamo tra virgolette, ripeto, proprio per il fatto che si fa la cucina italiana, ma non, non in qualche modo è, è, è connaturata al periodo storico-culturale, cioè quello di fare l'Italia. D'Azeglio disse abbiamo fatto Italia, adesso facciamo gli italiani, abbiamo fatto l'Italia, adesso facciamo gli italiani, Pellegrini Artusi. Eh, in qualche modo, abbiamo fatto l'Italia e adesso facciamo la cucina italiana. Quindi si inserisce perfettamente in questa idea. Anche se, a dire la verità, il, questa frase di D'Azeglio eh, è stata anche mh, da altri, in questo caso mi metto anch'io, negli scritti precedenti, criticata per certi aspetti. Forse è stata anche attribuita, a dire la verità, non si sa veramente se l'abbia detta. In qualche modo, proprio perché un'idea. Di identità italiana e culturale c'era. Diciamo che forse ancora oggi, per certi aspetti, l'Italia non è stata fatta. Ma un'idea culturale, un'identità culturale fatta appunto di diversità, di distanze, di ehm, culturali in qualche modo, che sono comunque state. Sono sempre state in relazione, sia attraverso delle guerre, degli antagonismi, ma anche delle cooperazioni, in qualche modo hanno creato un'idea, un'identità di cultura italiana. Che cosa fece Artusi? Beh, Artusi, in questo contesto risorgimentale, creò quella che è stata probabilmente una delle opere italiane più conosciute e più diffuse nel mondo, cioè la scienza della eh, la scienza della cucina italiana e l'arte del, ehm, del mangiare bene. Ehm, scusate, sono andato avanti senza volere. Ehm, e dice una cosa molto interessante. Nella sua prefazione, al suo testo, di cui farà 15 edizioni, dal 1891 al 1906, se non sbaglio, 15 edizioni che lui continuerà ad ampliare perché... Sono tantissime le ricette e queste ricette non finiscono mai, arrivano da tutti i luoghi dell'Italia, dalle varie località, e lui le accumula in qualche modo e cresce fino a diventare, appunto, un, come un'edizione che non finisce mai: oltretutto, diffusa nel mondo e tradotta in una decina di libri. La cucina è una bricconcella, spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superato una difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria. Che cosa c'è qui di nuovo? Cioè la cucina non è solo un fatto più esclusivamente elitario, e questa è la differenza. La cucina fino, fino a, diciamo, al pre-Artusi era una cucina raccontata, descritta commentata dalle elite, in particolar modo da quelle francesi. Il tema della cucina riguardava pochi. No, qui Artusi la fa diventare qualcosa di più ampio respiro, che raggiunge tutti, che raggiunge le masse, che raggiunge i cittadini, che raggiunge, come vedremo anche dopo, il cittadino borghese e piano piano anche il cittadino, magari contadino, che piano piano inizia a alfabetizzarsi e a leggere le cose che a lui sono più utili, cioè le ricette, o, alla, o alla, meglio, alla contadina o alla donna di casa, alla massaia, le cose che sono più utili per la vita quotidiana. Non certo Manzoni, ma Artusi. E quindi la sfida no? quotidiana, la, le, il piacere e l'hobby di cantare vittoria per aver fatto un piatto che prima non si conosceva. E dice un'altra cosa molto interessante, perché questo ci fa capire il personaggio e la sua importanza. Il mondo ipocrita non vuol dare importanza al mangiare, ma poi non si fa festa civile o religiose che non si distenda la tovaglia e non si cerchi di pappare del meglio. Cioè, è inutile stare a dire la cucina è fondamentale non tanto e solo come sussistenza, sopravvivenza, come per soddisfare il bisogno fisiologico, ma è per costruire relazioni, quindi è qualcosa di più e questo lo sa benissimo e se costruisce relazioni significa che costruisce anche un senso di appartenenza. E, e poi dice un'altra cosa che io ritrovo Interessante proprio per raccontare quella che è un'anima, un'identità italiana. Amo il bello e il buono. Il bello e il buono. Ovunque si trovino, e mi ripugna di vedere straziata, come suol dirsi, la grazia di Dio. Ame. Il bello e il buono, il bello e il ben fatto che è tipico poi del Made in Italy, sono caratteristiche che vanno in qualche modo a fare, a costruire una sorta di imprinting nel, nell'identità, nel modo di pensare, di vedere del nostro paese, sempre attraverso la cucina. E poi passiamo invece ad autori che successivamente hanno in qualche modo ripreso il tema della cucina e ne hanno fatto, come dire, un... un um, eh, un modo per raccontare l'identità italiana. Eh, parlo di Ennio Flaiano: il nostro, più che un popolo, è una collezione. Ma quando scocca l'ora del pranzo, seduti davanti a un piatto di spaghetti, gli abitanti della penisola si riconoscono italiane, come quelli d'oltremanica, all'ora del tè, si riconoscono inglesi. Neanche il servizio militare, neanche il suffragio universale, non parliamo del dovere fiscale, esercitano un simile potere unificante. L'unità d'Italia, sognata dai padri del risorgimento, oggi si chiama pasta asciutta. Ecco che si capisce, a distanza di eh, decenni, Ennio Flaviano racconta quella che è stata l'opera di Artusi, una costruzione di un'appartenenza, attenzione, non solo, un'appartenenza culturale, non tanto di un'identità nazionale in senso nazionalistico, perché non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è costruire come dire, una visione del mondo, un'appartenenza un legata a un sistema relazionale, a uno stile di vita, uno stile di vita italiano che in qualche modo si vede anche attraverso il modo cioè, le, 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 a, e, attraverso il quale mangiamo. Christopher Morley dirà, non ci si sente mai soli quando si mangiano spaghetti, richiedono troppa attenzione. È molto interessante, però, anche qui il tema dell'importanza eh, dell no? del, del cibo italiano per chi lo mangia, la, la forte eh, eh, come dire, relazione tra cibo, colui che mangia, e, 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 e la relazione, la convivialità che crea con le altre persone che sono eh, diciamo, i commensali, che stanno insieme a mangiare. E Prezzolini dice un'altra cosa importante sempre in quest'ottica, no? considerando eh, in qualche modo i padri della letteratura italiana, di quel sentimento di appartenenza che eh, nel corso dei secoli eh, avrebbe in qualche modo eh, stimolato le grandi menti per eh, pensare a una possibile identità eh, culturale e nazionale italiana. E dice. Certo, è indiscutibile di quanto la cucina italiana sia importante per gli italiani. Mi domando io, che sono un professore poco professorale, che cos'è la gloria di Dante appresso quella degli spaghetti? Ecco, insomma, ci fa capire l'importanza eh, di, di questo tema e l'importanza del lavoro svolto da Artusi, che è un lavoro, come vedremo, di tessitura, di tessitura, non, non meno... Di quello fatto da Cavour e, innanzitutto, da Cavour e dello stesso Garibaldi. Quali sono le caratteristiche dell'opera di Artusi che, in qualche modo, ci rimandano a un senso di identità che unisce? Qual è la grande forza? Ovviamente. Non parlo delle ricette, che non è il mio campo, diciamo in qualche modo, anche se ricordiamolo. La scienza e cucina e l'arte di mangiare bene è un ricettario, innanzitutto, è un manuale pratico, non è, è un'opera culturale un trattato. È proprio, insomma, ci sono scritte tantissime ricette. Bene, innanzitutto ci sono dei valori che emergono, che sono i valori tipici della modernità e della classe borghese, igiene, economicità e buon gusto. Quindi eh, educare, c'è anche una visione di educazione al nuovo cittadino che non è certo quello elitario, aristocratico, perché comunque vede anche l'economicità della situazione. Si possono fare ricette con eh, prodotti, materie prime molto semplici e che sono alla portata di tutti. La semplicità della cucina italiana sarà una delle caratteristiche riconosciuta poi nel mondo. La cucina italiana come eh, cucina non sofisticata, ma semplice alla portata di tutti. E poi un'altra cosa importante non è tanto un'unificazione un delle pietanze, questo è un punto importante. Il, il lavoro di Artusi non fu quello di unire le pietanze e di dire beh, la pasta e la pizza sono. No, non è stato questo, ovviamente. No, è, è, è l'attitudine verso il consumo del cibo. Per esempio, fu importante la dimensione domestica. Il consumo del cibo e la produzione del cibo in un sistema di relazioni che era la cucina come spazio fisico, la cucina che vedeva protagonista la donna e la donna che imparava a leggere e che agiva e creava qualcosa, eh, dei piatti nuovi, eh, si rendeva protagonista, non per la sopravvivenza, ma in una sorta di piacere del cucinare. E questo cambia, cambia perché le donne piano piano diventano... A partire dall'inizio del Novecento, sempre più protagoniste della vita civile. E, lo sappiamo benissimo: iniziano a lavorare la prima guerra mondiale, ma iniziano anche ad alfabetizzarsi. Quindi questa dimensione del guardare alle donne e alla domesticità e poi al pubblico al quale si rivolge. Io credo che sia importante non, ripeto, l'elite, ma quel borghese no? e anche i contadini che si stanno alfa alfabetizzando. È un nuovo pubblico, è il pubblico italiano, questa è la differenza. È il pubblico italiano, un pubblico di massa italiano che lo legge, lo ascolta, non solo gli scrive. Artusi prende le ricette dagli italiani che gli scrivono. Diciamo che è come se oggi avesse una sorta di blog al quale che, eh, Pellegrini lo vedrei come un influencer della cucina, come ce ne sono oggi tantissimi, e, e scrive il suo libro eh, prendendo le ricette che dai vari luoghi d'Italia. Gli stessi cittadini italiani, gli stessi le stesse eh, persone, eh, gli inviano e lui le raccoglie nel ricettario. Quindi fa questa opera anche di catalogazione. E poi è ovviamente che la, la cucina diventa uno strumento di unione, diventa proprio in questo senso di identificazione, come lo è stata la scuola, la leva, la cittadinanza, i diritti e i doveri per ad esempio la diffusione della lingua italiana. La lingua italiana è fondamentale perché, come dire, è lo strumento che identifica strumento tra virgolette, identifica chi ci è vicino e chi ci è, chi ci è lontano, chi è diverso da noi, chi non capisco perché parla un'altra lingua. E sappiamo bene che comunque quando lui scrive eh, la, la, il suo, la sua opera... E molti no, non sanno parlare l'italiano, parlano dei dialetti, quindi la sua la diffusione così importante di, cultura, io, di cultura, popolare, cultura popolare, seppur lui fosse un grande letterato, amplia come dire, il desiderio di alfabetizzazione. Lo sarà poi successivamente l'apprendimento della lingua italiana, la diffusione della lingua italiana sarà fondamentale per esempio nella prima guerra mondiale quando è necessario che sul fronte persone che arrivano da luoghi e regioni diverse parlano solo il dialetto hanno la necessità in qualche modo di eh, comunicare, di comprendersi. E sono i percorsi della creazione dell'identità dell italiana. E, e poi eh, pensate eh, che molti piatti, questo per far capire che eh, la cucina italiana in questo senso è un'opera all'interno di un contesto culturale che è quello risorgimentale, la creazione dello Stato-nazione, che va più sull'attitudine, non sul fatto di sminuire o modificare quella che erano invece i piatti tipici, locali, eccetera. E molti mantengono la loro origine nel nome. Alla veneta, alla piemontese, alla siciliana, alla romana, alla bolognese, proprio per identificarne la provenienza. In questo senso è fondamentale riconoscere anche nei percorsi della cucina questa dimensione locale, che poi diventa ritessuta in un contesto italiano, perché proprio l'Italia è l'Italia delle cento città, dei mille campanili, e quindi anche. Il paese delle cento cucine e delle mille ricette. Credo che eh, nella prima edizione, se non sbaglio, non ricordo male, sono 780 le ricette che eh, Artusi eh, pubblica. Eh, ora vediamo, ci muoviamo verso un percorso, eh, in qualche modo, eh, che va verso l'esterno va verso fuori d'Italia. Ora ha fatto questo accostamento in qualche modo così, non volendo certamente banalizzare, ma che racconta eh, l'importanza della cucina italiana all'interno di una dimensione culturale. Da D'Artusi Alberto Sordi, in un italiano in America, eh, che Maccherone, eh, come dice Maccherone, me provochi e molte magno. È, è, non, non la perdi, fa parte in qualche modo di una, eh, eh, di una profonda essenza culturale del legame con il cibo ehm, che anche in un contesto che è quello di una egemonia culturale come quella americana a partire dalla seconda guerra mondiale resiste. E resiste questa eh, cucina proprio anche eh, nei luoghi eh, non italiani, anzi si diffonde nei luoghi non italiani e diventa elemento di grande, eh, come dire, che celebra la cucina italiana nel, nel mondo. E vediamo come. Ecco, quindi dalla cucina italiana, piano piano ci muoviamo verso la cucina italica. Eh, dobbiamo tenere proprio in considerazione di questo movimento verso la cucina italica eh, quelli che sono i flussi migratori. Eh, eh, la grande migrazione, ne abbiamo già parlato, che dall'Italia si muove verso gran parte dei continenti, soprattutto in Sud America, Nord America, Europa e Australia. E da lì vengono dei fenomeni che modificano l'identità della cucina italiana. Andiamo a vedere come. Innanzitutto, eh, eh, questa grande presenza italiana oggi ci fa pensare non solo ehm, al, ehm, come dire, eh, eh, a una dimensione dell'italiano all'estero. I percorsi di integrazione degli italiani in Nord America, in Sud America, in Australia, eccetera, hanno creato delle figure. E nuove che non possono essere definiti come gli italiani d'Italia. E qui abbiamo messo alcuni: insomma, vedete, Bergoglio, Madonna, Dean Martin, Robert De Niro, Messi, Lady Gaga, tutti con origini italiane, ma che sono alla fine un insieme, un incrocio di, di culture, cioè una cultura originaria italiana che in un paese estero prende forme diverse. E gli italici, perché non sono effettivamente, non sono come gli italiani d'Italia, viene considerata, se la mettessimo insieme, una grande rete, cioè una grande comunità globale di 300 milioni di persone sparse in tutto il mondo, composte da italiani nativi, quindi italiani che sono gli spa, quelli che vivono all'estero, che hanno la cittadinanza italiana, secondo l'Aire sono più di 6 milioni, cioè l'anagrafe del registro degli italiani all'estero, gli italofoni, gli italofoli, gli italofili, cioè tutti coloro che pur non avendo sangue italiano, però abbracciano stili di vita e modelli dell'italian way of life. Innanzitutto la cucina, cioè chi cucina italiano, chi consuma. Per acquistare prodotti italiani, chi va ai ristoranti italiani, chi si sente affiliato per esempio dalla cucina italiana, rientra in questo mondo di italicità ed è quindi una eh, comunità globale, una polis transnazionale che rimane unita da un senso inviolabile del noi, da quello che Piero Bassetti. Inventore di questo, eh, ideatore di questo tema eh, del fenomeno dell'italicità, da cui nasce poi la cattedra italica, considera una comunità del sentire, una comuni un comune sentire che non è solo la nazionalità, la cittadinanza, ma è, come si dice, un vivere all'italiana fuori dall'Italia. E non a caso dobbiamo ricordarci che ci sono diverse. Eh, per esempio USA News o The Spectator Index ci dicono che la, eh, la cultura italiana è la più influente nel mondo e il linguista Massimo Vedovelli ci racconta, afferma che la lingua italiana per esempio è tra le più visibili nel mondo perché la trovi dove? Nei menù nelle insegne, nei piatti, nelle ricette. E questo ci fa capire proprio il legame tra questa influenza culturale italiana e, ad esempio, la cucina italiana. Ma andiamo avanti per cercare di comprenderne ancora qualcosa di più. Allora, noi siamo qui per celebrare in qualche modo, in questo, eh, con questo anche, con questa relazione, quella che è la cucina italiana nel mondo ma secondo me dovremmo pensare non la cucina nel mondo, ma la cucina italiana del mondo. In che senso? Perché la cucina italiana del mondo innanzitutto identifica un modo di fare cucina che non è la stessa. Cioè la cucina italiana nel mondo, a mio avviso, non è la stessa ovunque. Si sono creati dei fenomeni nuovi perché la cucina... È fatta dalle persone, è fatta dal modo attraverso il quale le persone vedono e agiscono sui prodotti. La cucina è un linguaggio che comunica identità, appartenenza, relazioni sociali. Claude Lévi-Strauss diceva che la cucina di una società è il linguaggio nel quale essa traduce inconsciamente la sua struttura. E se così è. Anche quella cucina italiana non può essere la stessa negli Stati Uniti, in Argentina, in Venezuela o in Australia, anche perché appunto sono cucine locali che spesso vanno in, 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 nei luoghi dell'emigrazione e lì prendono delle configurazioni nuove. Pensate. A proposito di, questa, di questi percorsi, veramente affascinanti, straordinari, eh, dei, degli italiani che vanno all'estero e che costruiscono attraverso la cucina il loro senso di appartenenza e la distinzione nei luoghi dove si trovano. Si portano ad esempio, come ci raccontano, Delfina Licata, Flavia Cristaldi in un bellissimo libro, ci raccontano del, eh, dell'emigrazione eh, fatta. Diciamo con oltre alle cosiddette valigie di cartone, con i tralci di vite che in qualche modo vengono reimpiantati nei luoghi di eh, immigrazione e si ricostruiscono, si vanno a ricostruire, ehm, a riprodurre quelli che sono paesaggi, prodotti ehm, dei luoghi dai quali provengono. E, e poi si riportano. Ad esempio, i ricordi delle ricette, se le scrivono nei fogliettini, le mantengono vive, le trasmettono nelle giornate di festa eh, in Sud America, eh, nel Nord America. È il libro di Artusi che viene portato come simbolo di un'appartenenza originaria, ma che anche questo in qualche modo viene rimodificato nei luoghi di, eh, di, a, di arrivo. Ma il libro di Artusi guardate bene diventa in qualche modo eh, come dire eh, il legame con un modo uno stile di vita da riprodurre nei luoghi di arrivo pensate l'importanza non solo per gli italiani ma anche degli italiani che partono non a caso è un testo basilare innanzitutto dall'altra parte dell'oceano molto prima che in italia perché come molti autori scrivono, uno tra i più studiati eh, autorevoli su questo è eh, il professor Montanari, tra quali ci dicono anche che eh, se eh, ovviamente Artusi costruisce l'Italia a tavola, comunque per molti è un ricettario. In America, soprattutto nel Nord America, diventa un simbolo di distinzione culturale. Io mi distingo, sono diverso, mantengo le mie tradizioni perché cucino e mangio in questo modo. Quindi pensate, non so, alla passata di pomodoro che veniva fatta nelle famiglie, veniva tramandata, veniva fatta in certi momenti, eccetera, eccetera. Nonché l'importanza della cucina italiana, all'estero, che poi quindi diventa in un certo senso ibridata e italica, eh, si riconosce anche dal fatto che spesso gli italiani vengono discriminati attraverso appellativi di natura appunto um, culinaria tipo mangia maccheroni e tantissimi altri. Allora, eh, dobbiamo rendere eh, in qualche modo, dobbiamo eh, eh, passando all'ultimo punto, dobbiamo sempre pensare che la fortuna dei modelli alimentari si costruisce attraverso la capacità di essere diffusi. Questo ci dovrebbe far pensare, non attraverso la chiusura del prodotto, attraverso una difesa estrema, attirando sulle bar le barriere. I prodotti italiani, i modelli alimentari, vincono, sono vincenti solo all'interno di una mobilità, di uno scambio che gli dà vita in qualche modo. La cucina italiana nel mondo. Diventa così diffusa, così riconosciuta, così celebrata e amata, soprattutto perché viene veicolata dagli italiani che sono all'estero. E questo significa che non rimane rinchiusa nel locus, nel luogo di partenza. Nella, o anche nella stessa Italia. È vincente per una sua natura salubre, semplice, in qualche modo anche certamente apprezzata per la sua capacità di mettere insieme prodotti, perché ricordate, la cucina è un insieme di prodotti, eh? non, è, non è il prodotto eh, originario in sé, viene apprezzata ma si diffonde ce, ed è celebrata proprio per l'opera di... Ehm, di, di lavoro e di presenza degli italiani nel mondo. E vi faccio vedere come. Ora, vediamo se riesco a togliere, ecco, a togliermi un po' da... Eh, tutte le immagini di Zoom e non riesco a vedere bene. Allora, guardate, solo... Ehm, la domanda è questa, ma la cucina italiana è ibridata nel mondo? Se non è propriamente italiana, che cos'è? Questa è un po' la domanda che ci poniamo. Ok, abbiamo una cucina italiana spesso locale che viene tramandata nei luoghi di emigrazione. Ci sono delle ricette che vengono ehm, mantenute originarie che oggi in Italia non si fanno più. C'è qualcuno che scrive in un bellissimo libro molto intrigante, Denominazione di origine inventata, che per esempio il parmesan, il così famigerato parmesan, in alcuni luoghi viene fatto ancora oggi con la ricetta originale pre. Come dire, pre-seconda guerra mondiale, quella che invece è quella del parmigiano reggiano oggi, il, probabilmente il formaggio, uno dei formaggi più conosciuti, prelibati italiani, sarebbe una rivisitazione successiva della, come dire, della, non dico industrializzazione, ma del consumo di massa in Italia, proprio della seconda guerra mondiale. E allora. Questa denominazione, queste configurazioni molto strane che vanno approfondite, io ho messo qui innanzitutto quella che è una cosa interessante. La pizza diventa una, eh, il prodotto probabilmente italiano più conosciuto nel mondo. Eh, perché? Non certo perché eh, come dire, i napoletani l'hanno esportata. Dobbiamo pensare che la prima pizzeria napoletana è della seconda metà del XVIII secolo, ma per gran parte del tempo eh, la pizza era mh, consumata come una sorta di street food, non veniva eh, consumata in una pizzeria, in un luogo, in un ristorante, così dicono molti scritti. Un Cambia il concetto proprio con la, una delle prime pizzerie americane, che è la Lombardis Pizza a New York, e lì la pizzeria diventa un luogo di consumo e diventa piano piano, probabilmente, come abbiamo detto, il cibo, uno dei cibi più diffusi in tutti gli Stati Uniti. Ancora oggi questo ci fa pensare perché molti americani pensano che la pizza sia americana, non sia, è talmente connaturata all'alimentazione quotidiana che non si distingue più l'origine di un prodotto. Però la diffusione nasce in questa dimensione anche imprenditoriale degli italiani che piano piano da emigrati diventano piccoli proprietari e fanno della cucina italiana un'attività eh, una, un uh, uh, che dà loro <ride> rendita economica. E poi ci sono dei piatti, guardate, io l'ho messo qui sotto un piatto molto interessante che è la pizza pepperoni, che racconta insomma, nuove forme di ibridazione della, della cucina italiana che diventa cucina italica. Fondamentalmente è una pizza col salame piccante, però assume questa connotazione eh, particolare dal punto di vista linguistico, diventando pepperoni. Oppure abbiamo i cosiddetti spaghetti con le meatballs, con le polpette, che gli americani di non origine italiana pensano sia un piatto italiano. Gli italiani sanno che non è un piatto italiano, non esiste come piatto italiano. È un piatto italo-americano, è un piatto ibrido, è un piatto che racconta le trasformazioni culturali degli italiani negli Stati Uniti. E lo racconta in un piatto solo. Guardate, molti italiani che erano partiti, ad esempio, non conoscevano la carne. I più poveri non avevano mai mangiato la carne perché era l'alimento dei ceti più ricchi, dei ceti aristocratici. Molti, per esempio, conosceranno la carne proprio in Argentina, dove ovviamente c'era una diffusione della, e un consumo di carne. La conosceranno lì, in America, altro luogo di consumo di carne. Sarà in qualche modo mescolata con la pasta, piatto tipico italiano, della cucina italiana, in un piatto unico, che racconta proprio il successo economico degli italiani che finalmente si possono permettere, si possono permettere la, la, la carne. E poi per esempio un piatto tipico argentino, la milanesa napoletana. Ecco, chiamare un piatto milanesa napoletana ti fa capire l'incontro o l'esplosione di identità italiana in un altro luogo. È una cotoletta con sopra una copertura di mozzarella e pomodoro, quasi un mescolamento proprio di alcuni dei piatti tipici locali, la milanesa, giusto per ritornare al tema della località in partenza, e della pizza napoletana ed è uno dei piatti più diffusi in, in, in Argentina. Questo per dire anche quanto si è fatto, si è costruita un'identità italiana, barra italica, fuori d'Italia, non solo in Italia. Una risorsa che dobbiamo tenere sempre ben presente e considerarla come una potenziale opportunità di sviluppo, di, ehm, di veramente un, una via da percorrere per il futuro. E poi un altro piatto che ho messo sono le fettuccine al freddo, è un piatto che esiste cioè fondamentalmente: sono le fettuccine burro e parmigiano, niente di che, molto semplice. però così chiamate negli Stati Uniti. però è una trasformazione che parte da Roma, dal ristorante Alfredo, che fa questa pietanza molto amata da americani che la chiedono ai ristoranti italiani. Le chiamano così, le fettuccine fatte da Alfredo, e diventano in America. Appunto un piatto tra i più diffusi e richiesti dagli americani nei ristoranti italiani. E poi andiamo, piano piano, andiamo verso anche la conclusione di questo percorso tra cucina italiana, cucina locale, cucina um, italica, verso alcune stranezze, ovviamente, perché ce ne sono tante. Io quindi ho messo alcune. Eh, uno sono i cosiddetti bake ziti, una sorta di pasticcio fatto con quelli che noi chiamiamo maccheroni, ma che effettivamente poi vengono riempiti con tutto. Lo considerano un piatto italiano, ma che piatto italiano non è in qualche modo. Anche questo ci racconta trasformazioni, forme di indigenizzazione, novità, creatività. A volte ci si butta tutto dentro. Noi italiani potremmo, come dire, inorridire a questi piatti, ma tant'è perché proprio... Ci racconta cosa cambia negli altri paesi e la cucina viene subisce questa trasformazione del luogo non ci interessa a meno a me come sociologo se buono o cattivo non è questo è interessante raccontare cosa accade come il cosiddetto garlic bread il, il pane con, con l'aglio che non è che si faccia proprio così in italia però viene in qualche modo eh, come dire, fatto con questi pezzi di, di aglio molto forti, strusciati, eccetera, e eh, con un pochino poi di spezie sopra e eh, portato nei, nei, nei ristoranti soprattutto. Oppure questa versione particolare del cannolo siciliano, che sappiamo essere fatto con la ricotta di pecora, però nelle sue varie versioni mondiali, per esempio, viene fatto con... Eh, con la crema, con la cioccolata, ma non senza la, 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 eh, il formaggio, il formaggio eh, di pecora in, in, in qualche modo. E, quindi viene ricostruito, reinventato. Ad esempio il pesto, il pesto viene fatto non tanto con, perché non c'è la presenza, per esempio, non, non c'erano i pinoli e viene fatto con le noci, non c'era il. Eh, il, basil no, eh, sì, il basilico e viene fatto con gli spinaci quindi si creano delle nuove configurazioni che vanno a modificare il prodotto pur mantenendo come dire un'origine italiana e poi ci sono alcune cose che possono fare come dire ehm, eh, uscire gli occhi dalle orbite a, eh, <coughs> a consumatori medi italiani e non solo sono per esempio la, la salsa carbonara o la salsa al freddo, fatta da italiani, eh? io ho tolto la marca. Ma sono italiani che fanno queste, queste salse per un mercato che ovviamente italiano non è, che quindi si adegua alle esigenze del, del mercato, ai gusti del mercato. Anche in Argentina, credo, per esempio, che venga la pizza venga fatta, se non sbaglio. Con un carico di formaggio fortissimo, molto più di quello che è in Italia. E quindi questa differenziazione di prodotti, ripeto, in alcuni casi si mantengono le ricette originarie, in altri c'è una cucina, come dire, italiana di base, convenzionale, con, sì, convenzionale in qualche modo, soprattutto la pasta e la pizza diventano, come dire, i capi eh, saldi di questa. Della cucina italiana, e poi c'è tutto un insieme intorno fatta di cucina italica. In alcuni casi non ci piace, ci può in qualche modo inorridire, in altri casi sono fenomeni assolutamente interessanti e sicuramente anche gustosi. E io direi di avere finito, anche perché credo di essere andato oltre il, il mio tempo che mi era stato dedicato, ma l'idea è un po' questa. Eh, C'è un racconto, un fenomeno interessante: un percorso dalla cucina locale al lavoro di tessitore eh, fatto da Artusi verso la cucina italiana, una dimensione nazionale, e oggi. Invece, quello che mh, dovremmo un po' comprendere, che permette alla stessa cucina italiana, alle imprese italiane di espandersi e di uscire, di utilizzare quelli che sono i canali italici presenti nel mondo. Quindi, secondo me c'è molto, c'è molto da fare, mol ci sono molte opportunità, bisogna saperle cogliere se però comprendiamo le trasformazioni del mondo nel quale viviamo. Ecco, io avrei concluso, anzi, penso di avere dato anche molte. Molte informazioni e mi piacerebbe se ci sono domande confrontarmi e vedere che cosa insomma che cosa può emergere dal dibattito. Allora, anzi, stacco, stacco però, innanzitutto, il, il eh, ecco, sono uscito, giusto? Sì, sì. Okay. Dei, eh, a, come si dice, full pantaglia, adesso già non sì. più veramente ti ringraziamo molto e non so se c'è fra i presenti qui nello zoom eh, qualche persona che vuole fare qualche chiamata e qualche domanda stiamo vedendo anche nei, eh, negli altri canali che stiamo trasmettendo se c'è qualche domanda che per il momento mi sembra di no però mi è sembrato veramente molto interessante e mi sembrava molto importante oltre a celebrare eh, la cucina in sé, la preparazione dei piatti, eh, far, far sentire, far capire come la, la gastronomia italiana ha un significato più in là dell'Italia, non semplicemente come un mercato per il consumo di prodotti italiani, se no per un mercato che viene a rafforzare l'identità italiana che si adatta in, in ognuna delle situazioni dei paesi differenti certo. dove. Eh, Ieri nella conferenza preparata dalla Casa Artusi si chiamava Cucine Nomade. È un po' quello che tu ci hai spiegato oggi, che è veramente questo elemento nomade della cucina. E il nomade normalmente è un eh, paese, una realtà, un paese, una tribù che si muove verso un altro, però sono nomade che però si integrano. Quindi da nome diventano anche cucine stabilite in ognuno dei paesi che mm. hanno sempre questa queste la radice italiana. Ed è quello mm. che ci interessa, ed è quello la, il messaggio, un po' di Artusi. Non certo. so se c'è qualche okay. domanda. Posso guarda, mi aggiungo solo una cosa, Alfredo Duccio, eh, credo che sia importante anche in tutto questo, a volte una eh, necessaria riflessione nel rapporto tra i. I prodotti italiani, mettiamo i prodotti italiani più riconosciuti, no? e quei prodotti all'estero che in qualche modo vengono un po' a mancare di buon gusto, no? la salsa carbonara o altri, no? diciamo. oppure la solita lotta tra parmesan e parmigiano. C'è cioè, molto il lavoro sull'educazione al gusto, credo che sia lì fondamentale no? cioè, di creare una domanda. Eh, di prodotti italiani che in qualche modo sia eh, alimentata da un'educazione al gusto di certi prodotti italiani che spesso non sono così semplici. No? Il parmigiano reggiano è diventato il, probabilmente uno dei formaggi simboli italiani perché ben si è sposato con la pasta. Ad esempio, ma il gusto del parmigiano, cioè il pezzo del parmigiano che mangi così al di là della difficoltà di tagliare la forma, non è un gusto semplice. Va raccontato, va saputo raccontare. Ecco, a volte credo che per, magari per un americano anche in Sud America con le varie forme sia molto più semplice semplificarlo nel parmigiano in formaggio grattugiato che va sulla pasta. Invece non è così. Va raccontato, c'è cioè una storia, è, questo, è un lavoro non semplice. Volevo solo l'importanza dell'educazione al gusto. No, e credo che è uno dei temi incluso che promuove quando il Ministero parla del Made in Italy, tutta la promozione del Made in Italy è soprattutto una formazione del gusto. E la, cioè, parlando un pochino del problema sempre del, del parmesan... È molto difficile riuscire a sconfiggere un impero che produce, credo, non so se 20 volte o 30 volte quello che è il parmigiano, reggiano, l'autentico. Però nella misura in cui tu riesci a formare un gusto, il consumitore poco a poco dirà: no, preferisco un prodotto che abbia una miglior qualità, che uno che è semplicemente grattugiato, che, che è buono, anche, che compra una funzione però non arriva alla formazione di un gusto superiore. No? E soprattutto sano. Sì, sì, eh, sì. Eh, non, non, so da Daniel, non so se Daniel sta ancora lì, eh, perché ha detto, ha messo nel chat che doveva andare via, magari ha lasciato acceso il suo nome, però già non, eh, non c'è più. Non so se allora se c'è qualche... Attraverso l'Instagram, Federico, non so se tu avevi qualche domanda attraverso l'instagram eh, eh, o patrizia cioè le persone che stanno incaricate con noi Beh, evidentemente non, eh, non ci sono state domande l'esposizione tua è stata molto ampia e molto precisa che non ha, la gente non si sente così con dubbi dubbio rispetto a quello che tu hai proposto e eh, stanotte lo eh, facciamo la registrazione e, e domani la mandiamo a, alle 5-6 persone che, ci hanno, che hanno partecipato in questo eh, webinar. E poi voi potete rimandarlo. E sarà anche pubblicato nella pagina dell'Istituto Italiano di Cultura di Caracas e nella pagina della Camera di Commercio. Allora vi ringrazio moltissimo per la partecipazione e, e sarà per una prossima volta sempre con eh, questo vincolo che cercheremo di rafforzare con eh, la cattedra italica dell'università. Okay. Eh, grazie mille e prossima, fino alla prossima. Grazie a voi, grazie, grazie. Ah. grazie a tutti. Eh, Buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie. Ciao Alberto. Eh. Grazie.